Nel 1960 vi è stato un ribasso del prezzo della benzina e un altro inizierà il 1 febbraio 1961, perché il governo ha ormai capito che il suo interesse coincide con quello degli automobilisti. Infatti il maggior consumo di benzina ha portato nel 1960 50 miliardi in più nelle casse dello Stato italiano. Nel 1960 vi è pure stato un altro ribasso, graditissimo. In occasione del Salone dell'Automobile di Torino, alcune fabbriche di autoveicoli hanno annunciato la diminuzione dei prezzi di molti modelli. È così cominciata la battaglia entro e fuori del mercato comune europeo.